Commissione tecnica per stabilire se il quesito referendario per dire sì o no all'opera di Libeskind è ammissibile. Eravate entrambi nella commissione tecnica, Andrea Cesario come consigliera di maggioranza e Rapinese, oltre che proponente il quesito referendario, come rappresentante dell'opposizione. E com'è andata questa commissione, l'esito? Allora, l'esito è stato di 3 voti favorevoli, quindi ammissibile il referendum, il quesito referendario. Da parte mia è arrivato un voto di ammissibilità, quindi dal punto di vista tecnico, e se mi posso permettere un brevissimo commento politico, ritengo al contrario che sia non molto opportuna la presenza di sottoscrittore e valutatore dell'ammissibilità del referendum, e al contempo ho un attimo di perplessità per quanto riguarda anche la tempistica di questo referendum, perché andrebbe comunque ad essere fatto poi materialmente nel periodo in cui l'opera sarà usata. Questa commissione serve per esprimere un parere tecnico a uso della giunta, quindi la palla adesso ripassa alla politica. Prima che ci sia questo passaggio in giunta, lei Rapinese come commento politico? Allora, che per quanto riguarda la mia presenza è perfettamente legittima, tant'è che il regolamento e il statuto non si oppongono in nessuna parte, quindi non commento il dato. Per quanto riguarda invece la tempistica, non è tanto un fatto del referendum che è lento, è veramente anomala la velocità con la quale questa amministrazione voglia procedere all'installazione di un monumento così impattante in quel punto. Quindi, purtroppo era l'unico strumento che avevo a disposizione e questo voglio utilizzare. I prossimi passaggi quindi quali sono? La giunta si dovrà esprimere. Lascio parlare l'avvocato. Sì, prossima settimana, mercoledì, ci spiegava anche prima la segretaria, si esprimerà la giunta, quindi non l'avvocato, il dottore in legge. Esatto. Come andiamo d'accordo? Dottoressa in legge. E a quel punto, valutata da parte della giunta, si passerà la raccolta firme. Quindi se la giunta darà il via libera. Tu firmerai? Direi proprio.